Buonasera a tutti. Allora, sono molto lieto stasera di presentare questo grande artista, Ignazio Fresu, nato a Cagliari ma vissuto molto in Toscana, a Prato specialmente, un po' cosmopolita, che gira un po' dappertutto, adesso addirittura espone alcune sue opere in America, a Boston, ho sentito, quindi è un personaggio molto importante. Volevo parlarvi della sua poetica, che è basata essenzialmente sulla fase del riciclo industriale. Voi sapete che il discorso ecologico oggi del recupero dei materiali è fondamentale per evitare di essere ricoperti da montagne di rifiuti. Lui ha fatto questa scelta intelligente attraverso questi materiali plastici, diciamo, questo qui è polistirolo, che lui riesce a trattare in modo fantastico, in modo da riportarlo intanto da oggetto di uso comune, no? Di imballaggio, dei frigoriferi, della lavatrice, altri oggetti della nostra vita quotidiana, lo fa diventare egli stesso oggetto estetico. Quindi dall'oggetto d'uso l'oggetto perde la sua funzione e ne acquisisce un'altra, quella di oggetto estetico. Ma lui non fa solamente una trasposizione del pezzo di polistirolo che viene posto su un ripiano e quindi assume già di per sé delle connotazioni plastiche, no, lui non contento vuole anticipare per qualche verso quello che è il processo distruttivo del tempo. Voi sapete che la luce, il sole, le intemperie, il caldo e il freddo tendono poi con gli anni o con i secoli a distruggere qualsiasi oggetto, ecco, il più lungo credo che sia il vetro, ma il polistirolo naturalmente pian pianino tende a sbriciolarsi e quindi a vanificare tutta la sua consistenza che aveva all'inizio. Lui attraverso questi ossidi metallici e queste corrosioni, vedete dove ci sono alcune zone che non sono belle lisce, eccetera, sia pure trattate con delle sabbiature cromatiche come ossidi di metallo, già ci fa vedere questo intervento della corrosione. Lo vedete molto bene, ancora meglio, in quel primo quadro qui proprio, in quel primo quadro nella parte inferiore. Ecco, voi vedete come lì la corrosione è molto accentuata. Naturalmente la corrosione non è, ci riporta a un ambito naturalistico, come può essere la corrosione di una roccia attraverso l'acqua, il fiume, il sole o nel deserto, no? Ma è tutto strutturato secondo le impostazioni che il pezzo aveva. Vediamo questi rettangoli, quadrati, eccetera, che si sviluppano e si accompagnano ritmicamente, bisogna dire, attraverso la diffusione dell'opera, diciamo, attraverso la completezza. Molte volte voi vedete che il pezzo è costituito da due metà, una parte inferiore e un'altra superiore, in cui si vede brevemente una linea di passaggio, di transizione. Questo ci porta a creare anche un rapporto di empatia, cioè di stretta correlazione fra le due parti, in cui naturalmente vi sono delle parti in aggetto, delle parti in rientro, proprio caratteristiche che sono proprie della scultura. Voi sapete che la scultura si basa essenzialmente su tutto un gioco di pieni e vuoti. La modulazione plastica della materia avviene anche attraverso queste forme. In più qui abbiamo il colore. Questi colori qui che sono proprio, sanno di antico, cioè come di metabolizzati attraverso un lungo tempo, sono essenzialmente, se voi ci guardate, basati su dei gialli, aranci e azzurri, azzurro e arancio. Voi sapete che l'azzurro e l'arancio sono i due colori complementari più usati. Basta vedere la televisione, le loro sceneggiature sono sempre o azzurro dietro e arancio davanti, o azzurro davanti meno spesso e arancio dietro, oppure una commistione delle due. Ogni tanto qualcuno si azzarda a mettere qualche striscia di bianco e di nero perché esaltano ulteriormente il discorso cromatico. In quest'opera, che è costituita da sei pannelli assemblati, voi vedete una sorta di summa di questo sapere estetico che lui estrinseca in questo modo. Voi vedete queste scale ritmiche create da questi rettangoli profondi, più spessi, meno spessi, più fitti, più rarefatti, questi buchi, ancora anche loro segno di corrosione, no? Sembrano tane per topi, eccetera. Ma state attenti,
il discorso di un riferimento naturalistico sarebbe completamente sbagliato. Qui siamo in un ambito fantastico di uno che, fantastica sì, ma sempre coi piedi a terra. Cioè, io addirittura avevo ipotizzato, prima ancora di vedere le opere, averle viste solamente in fotografia, che si trattasse addirittura di planimetrie di antiche città, geologicamente scoperte faticosamente in mezzo alle sabbie, eccetera, per cui anche la giustificazione di queste sabbie che lui incrosta, che hanno proprio queste forme del deserto, eccetera, con queste luci ed ombre. Quindi un recupero, diciamo, di civiltà passate. E nello stesso tempo io mi sono segnato qui una parola che mi ha colpito come un neologismo: impermanenze. Lui si fa vessillifero, diciamo, di queste situazioni che sono in transito, non le considera lui cose finite, definite, immutabili. No, lui attraverso le sue corrosioni già inizia questo processo, diciamo, è un processo di metabolizzazione. Voi sapete che ci sono certi batteri che distruggono il petrolio, eccetera, trasformano tutto ad elementi minimi, diciamo, aeriformi o gasosi o liquidi o solidi anche. E qui proprio noi assistiamo a questa specie di coagulazione in un tempo istantaneo, perché voi sapete che un'opera di questa grande ricchezza di sporgenze, di rientranze, di aggetti, naturalmente si presta molto a dei giochi di luce. Quindi se volessimo prendere una luce e illuminarla solo da destra, solo da sinistra, solo da sopra o da sotto, ne cambieremmo sicuramente l'effetto estetico e plastico che è intrinseco. Quindi voglio sottolineare, diciamo, la valenza multipla di queste opere, che naturalmente sono molto belle dal punto di vista estetico, insomma, da qualsiasi parte le si prenda. E in correlazione con questi suoi momenti, diciamo, di corrosione progressiva, l'artista ha voluto fare questa installazione, vedete, fatta di 10 supporti che sostengono queste semisfere piene di acqua. È l'antitesi, diciamo, di quello che sta succedendo nelle sue opere. Là tutto procede in un senso demolitivo verso una morte, diciamo, morte come assenza di forme e riduzione tutta a tavola rasa, come potrebbe essere nel deserto, no? Le rocce che vengono pianificate o fatte, formate a forma di duna. Qui invece abbiamo l'acqua, è il processo primigenio della vita. Vedete, tra l'altro osservate la sua coerenza, diciamo, con il rapporto sempre con l'oggetto industriale. Queste semisfere, lo vedete come sono perfette, tutte uguali, hanno un rapporto modulare tra di loro, è un modulo che si moltiplica, vedete, sia quando chiedi di sostegno che le semisfere hanno tutte la stessa valenza, diciamo, e lo stesso effetto estetico. Quindi c'è la nascita e nello stesso tempo la distruzione delle cose. In pratica, insomma, viene descritto un po' quello che è poi il nostro iter, la nostra vita, no? C'è la nascita, lo sviluppo, pian piano la dissoluzione, il disfacimento totale, e per poi riciclare e ritornare a un discorso vitale. Vi ringrazio per la pazienza.